Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi faccio un video haul per quanto riguarda Primark. Ebbene sì, sono andata da Primark e volevo farvi vedere cosa ho acquistato. Alcune cose sono per me, altre sono... Vabbè, pochissime sono per gli altri. Così. Allora, vi faccio vedere quello che non è per me, così me lo tolgo dalle scatole. Dalle scatole! Cosa avete capito? Allora, ho preso queste due cinture per Andrea perché dovevamo andare a un compleanno e Andrea non aveva una cintura. E quindi gliel'ho prese io al prezzo di 9 euro. Signore e signori, 9 euro. Ho preso la L e queste sono le cinture. Lui le voleva semplici, lui è il tipo della semplicità fatta a persona e quindi gli ho preso queste. Poi ovviamente si fa i gancetti lui, eccetera, eccetera. Ho preso una grigia e una nera. Poi, queste li vedete uno, ma gli altri già ce l'hanno indosso. Uno gliel'ho data a Maurizio per farsi il viaggio. Maurizio ha fatto un viaggio e quindi si è preso le ciabatte. Queste invece sono di Carmela, sono una XL. Invece gli altri due, che hanno un 43 e un 45,5, l'ho preso la L. Questa è la XL per Carmelo. Questo è il piedino di fata di mio figlio Carmelo, che ha un 47. E niente, gli ho preso questo. Gli ho presi neri. Nero anche Maurizio e arancione Andrea. Sono quelle per loro, le utilizzano per stare a casa a 1,30 euro e potevamo prendere. Poi ho preso soltanto questo, vero? Sì, ho preso due magliettine sempre per Maurizio perché sotto le giacche ha soltanto delle magliette un po' più particolari con delle scritte. Però li volevo due magliettine semplici e gli ho preso questa a 3 euro. Questa qui, 3 euro, 100% cotone ed è così. Semplicissima, questa è blu, vi faccio vedere che c'è scritto 100% cotone. Devo essere sincera, le ho già lavate quelle di Andrea perché Andrea le ha prese per primo. Le ho già lavate e le ho stirate alla perfezione. In base al prezzo, 100% cotone. È la seconda riga qui. Oh, e finiamola. Ok. Legge? Sì, cotone. Ok. E gliel'ho presa sia blu per 3 euro, gli altri colori Maurizio non li usa, e bianca, soprattutto bianca perché è quella che si utilizza di più. E quindi questo per quanto riguarda l'oro. Poi, che fa Stefano? Non ti prendi niente. Stefano, non ti prendi niente. Stefano non può prendersi qualcosa, ovvio. E quindi mi sono presa varie cose, tra cui una sciarpa, questi acquisti sono stati fatti un po' di tempo fa, alcuni, una sciarpa che già l'ho conservata, era scontata. Mi sono presa questi pantaloni perché non so se vi ricordate, io ho la felpa del Re Leone e quindi mi sono presa i pantaloni. Io adoro questo modellino largo, cioè vedete, io prendo da una parete all'altra parete. No, però a me piacciono così larghi, non mi piacciono quelle cose aderenti, specialmente le tute. Se mi dite dei jeans, allora sì, infatti ve lo farò vedere. Ma per quanto riguarda i pantaloni di tute, no. Io voglio proprio essere comoda, tranquilla. E ho preso questa che c'ha il... Questo lo tolgo. C'ha... Vabbè, ancora la devo lavare. Ha lo stemma del Re Leone, così lo posso abbinare alla felpa e mi faccio il completo. E poi la particolarità è sempre questa, il fatto di avere nella caviglia l'elastico. A me piace tantissimo, nella parte dietro non c'è niente, ha le tasche e mi piace, mi piace, mi piace, mi piace. Questa l'ho presa 11 euro e io ho preso una 46-48. Ecco qua, 46-48. E questi sono i pantaloni di tuta che posso anche conservare. Poi ho preso, vabbè, vi faccio vedere prima questi. Ho preso questi pantaloni e avevo preso la 48 perché, come vedete, io mi prendo la misura, che di norma mi dovrebbe stare. Invece, niente, la misura era troppo grande, quindi ho preso la 46.
niente, la misura era troppo grande, quindi io ho preso una 38 che equivale a una 42. Sincera non ci credevo, ma questo è il modellino, vi faccio vedere proprio le misure. È una 38 e corrisponde a una 42. 17 euro, invece quelle grigie, sì. Ciao Stefania, come stai? Tutto a posto? Sì, anch'io. Quella grigia, vabbè, quella grigia. Avevo preso sia questi verdi con l'altra misura, sia un color grigio che andava sul carta da zucchero, ma la misura in quel momento non c'era, quindi ci andrò la prossima volta perché mi hanno fatto un buono e li prenderò sperando che ci siano. Il modellino in questione è questo, vedete già la cinta che è più piccola di quella che avete visto poco fa, quella prendeva 1 metro per 1 metro, 2 metri per 2 metri, questa invece di meno. Ah, è fatta in questa maniera. Mi piace tantissimo il fatto che cede così. La parte di dietro ha le tasche. Il fatto di avere queste pinze davanti vi dà quell'effetto snellente, ve lo assicuro, che mi piace tantissimo. E poi sono lunghi fino alla caviglia, è fatta così. Cioè la gamba, non so se si vede, è fatta in questa maniera. Mi piacciono tantissimo. Poi il verde mi sta piacendo e quindi l'ho voluti prendere. Poi, Stefania passione con il verde, ho preso i pantaloni, scusate, dei jeans, perché ho preso questi jeans. La scorsa volta io avevo acquistato questi jeans, che sono quelli, la scorsa volta che sarebbe l'anno scorso in estate, quando prima di partire per le vacanze, mi sono presa questi jeans, che sono i jeans a vita alta, perché molti jeans io ce li ho sfibrati, rovinati all'interno e quindi li dovevo cambiare. E ho preso quella misura. La misura per me è troppo grande, quindi li ho presi nella misura più piccola. Il jeans è semplicissimo, è a vita alta ed è questo. Per quanto riguarda questo jeans, ho preso la 42 che sarebbe la 46, giusto? 46, sì. La 46 italiana. Vedete già come sbalza da una misura all'altra? Quindi questa è una 46 italiana. Il jeans, come vi ho detto, è a vita alta ed è semplicissimo, color jeans adatto al giubbotto di jeans che ho preso da Shein, bellissimo. E quindi questo, vi ho spoilerato quello che ho preso da Shein, ma comunque ho preso questo, nella parte dietro ovviamente è fatto così e questo l'ho pagato 14 euro. Molto molto bello, mi piace. Ovviamente, mentre ho preso questo paio di jeans, mi piaceva, per questo ve lo dico, questi due sono stati fatti un po' di tempo fa. Ho preso anche verde. Verde, quello che vi ho fatto vedere è un verde chiarissimo proprio. Questo è verde prato, molto carino anche questo. E io questo lo volevo mettere con lo stivaletto militare che ho io. Sono in fissa col verde, non so perché. Comunque ho preso questo, sempre la stessa misura, sempre 14 euro, sempre lo stesso modellino, ma tanto per cambiare colore. L'ho preso anche questo verde, mi piace tantissimo, ovviamente lo utilizzerò quando potrò. Poi, sempre per quanto riguarda l'abbigliamento, ho preso soltanto una magliettina, che è questa qui di Simba, di... Com'è TV? Com'era? Oddio, vabbè, Hakuna Matata è quella, però Timon e Pumba e c'è il Re Leone, bellissima. Di questo ho preso una M perché vestivano grandi. Io di solito vado a colpo sicuro, prendo la XL e la mia amica, no, prima guardala com'è, può darsi che ti sta grande, no, ma quale? E prendo la XL e mi fa tipo, era così, ho detto, te la metti? Ho detto, no, vabbè, prendiamo la L. Ed era un pochettino così, mi fa, te la metti? No, vabbè, forse è meglio che prendiamo la M. Guardate la grandezza, questa sono io. E questa è la maglietta. A me piacciono tantissimo le magliette di Primark perché li lavo, li rilavo. Questa è quella di Stitch. Li lavo così tante volte che non ricordo nemmeno quante volte li lavo. Questa l'ho pagata 7 euro e ho preso la 42-46 italiana. La faccio vedere di qua che è una M. Che qua si vede pochi piccolino. Comunque ho preso questa, poi la lavo e tutto e si conserva. Poi, ovviamente mi sono presa la spazzola, questa per fare i capelli. Per fare i capelli.
perché tutte le spazzole che ho io si staccano questa parte ogni volta che tipo o me li fa mia comare o me li faccio io, mentre faccio giro la spazzola, questa mi rimane attaccata ai capelli e quindi l'ho voluta prendere al prezzo di 1,80 euro. Beh, tantissimo. 1,80 euro ho preso questa spazzola. Poi la utilizzerò, ti farò sapere. Poi Oddio, Stefania Passione Profumi. Ho preso Stefania Passione Profumi, ho preso questo al 50%, era 8 euro e l'ho preso 4 euro ed è un Eau de Toilette. Il profumo mi piaceva, questo era scontato, infatti la boccettina mi sembra più grande di quelle che prendo di solito. Io nel frattempo avevo acquistato altri profumi e già li ho finiti per farvi capire che mi piacciono. Va. La boccettina è così ed è bellissima perché ha un degradé dal fucsia al blu al viola, bellissimo, stupendo. E vi dico il profumo, bellissimo. A me mi sa un profumo maschile. Per me sa di maschio. L'odore è buono, però non dice femminile o maschile. Voi di norma cosa pensate dei profumi? Maschile e femminile? Comunque è molto molto bello, ma questo sicuramente lo prenderà mio figlio, perché in base al profumo che emana sono sicura al 100% che Andrea ci farà la festa. Comunque, questo è il profumo che ho preso, Stefania. E questo è 100 ml, quindi tantissimo per essere 4 euro. Poi gli ho preso un giochino a Chloe perché mi sono portata a Chloe al centro Sicilia. E tra un la posso toccare, la posso toccare, la posso toccare, l'ho visto un pochettino agitata. E quindi gli ho preso questo giochino perché lei aveva sentito qualcuno che lo schiacciava. Lei è qui nella stanza perché io da sola mai. Di chi è questa mamma? Vieni, vieni mamma, vieni, 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 vieni qua. Si spaventa. Comunque qua. Adesso glielo do. Ed è costato 2 euro. Questo. E gli ho preso questo giochino a Chloe. Poi te lo dà mamma. Poi mi sono presa altre due cose perché mi sa che vi farò un altro video perché non ci entrano tutto qua dentro. Mi dispiace. Allora, in quel momento mi sono presa due spazzolini perché mi sono dimenticata di andare all'acquasapone perché di solito li acquisto lì. E ho preso questi spazzolini semplicissimi, 1,52 euro. Io di solito prendo sempre la parte, diciamo, media, non mi piace né troppo morbidi né troppo duri. E questi due pezzi a 1,50 euro. E sono fatti così, vedete la scritta, scusate, la scritta media. Poi ho preso una confezione di penne, queste per metterle in borsa, mi piaceva tantissimo il colore e l'ho voluta prendere. Sono tre penne, quelle con il click clack, e sono touch, bellissime, vedete? E hanno il click clack. E sono queste. Mi piacevano tantissimo, sono dal lilla al viola le colorazioni e sono tre penne a 1,80 euro. Devo dire che sono molto molto carine. E sono queste, vabbè, 1,80 euro, mi credete che sono 1,80 euro? Sono 1,80 euro. Poi vi devo parlare di due prodotti, spero di riuscire con la durata del video. Vi devo portare due prodotti che sono dei dupe. Di prodotti famosissimi che ovviamente costano un quarto del prezzo. Uno è questo che è il prodotto simile a Olaplex. Io ho preso questo riparatore, una specie di riparatore, è una maschera. Aspettate che lo leggo perché voglio dirlo giusto. È un riparatore, è un trattamento riparatore.
per i capelli ovviamente. Dovrebbe essere sì, condizionare tutto. Comunque è un prodotto per i capelli. Idratante intensivo, sì. Allora, c'è scritto qui, è una maschera capillare idratante e intensiva, è 100 ml di prodotto e costa 5 euro. Questo è il prodotto uguale a quello di Olaplex, i prodotti Olaplex che costano tantissimo, 25 euro. Io l'ho preso a 5 euro, c'è la stessa cosa, però non mi ricordo proprio il prezzo. E quindi l'ho voluto prendere. Siccome c'era anche l'olio per i capelli, ma non ci sono arrivata perché non l'ho trovato direttamente. Nel senso, avevo visto la foto che mio figlio mi aveva mandato la foto di mattina, io ci sono andata di pomeriggio e non c'era. L'altro dupe che ho visto sono queste. Sapete tutti le spugnette marshmallow di Beauty Bay? Sono queste. Due di queste piccoline costano sulle 15 euro e io l'ho pagate 3 euro. E gli ho fatto prendere a mio figlio queste che sono le spugnette marshmallow. Proprio uguali, uguali. Cambia, l'unica cosa che cambia è il prezzo, perché io le ho pagate 2 marshmallow, le ho pagate 3 euro. Cioè 3 euro, stiamo scherzando, 3 euro. E invece su Beauty Bay sono sulle 15 euro, ma quelle più piccole. Questa è la dimensione, sono morbidissime, non vedo l'ora di utilizzarle per mettere in fondotinta. Non vedo l'ora di utilizzarle, ovviamente sono un po' schiacciate perché erano messe dentro una confezione, perché sono un po' sagomate. Però queste sono le marshmallow. Sono bellissime, non vedo l'ora di utilizzarle, proprio sono morbide, belle. Queste sono delle spugne belle. Ora proverò poi a lavarla per vedere la dimensione, cioè come diventa, se diventa leggermente più grande. Di questo sono rimasta molto molto contenta. Niente, che dirvi? Allora, ditemi qual è il pezzo che vi piace di più in tutto quello che vi ho fatto vedere, giù nei commenti. Adesso vi farò sapere se il profumo è da uomo oppure no. Andrea, vieni qua, non ti devi far vedere, vieni un secondo. Ti devi spruzzare questo profumo e mi devi dire se è un profumo maschile, perché per me è un profumo maschile. E io ho detto che sicuramente te lo prenderai tu, sicuro al 100%. Odora e mi dici se è un profumo maschile. Vero? Vero che è maschile? Devi dire sì. Ecco, Sì. Andrea ha detto sì. Quindi Andrea ha detto che è un profumo maschile. Vabbè, sarà di Andrea, non vi preoccupate. Come vi stavo dicendo poco fa, per quanto riguarda questo video è tutto. Io vi saluto, vi mando un grossissimo bacio. E come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate. E se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!